Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Che complesso magnifico. È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Partita già in corso di svolgimento. C'è il tiro. Splendida reazione del portiere. Perfetta la parata. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. A sinistra con il passaggio. Ricky Puig. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Lotta, perde l'equilibrio. Davis. Zaniolo. Chance per tirare. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. La conclusione è alta sopra la traversa, ma questo è un tiro che fa parte del suo repertorio. Messina si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Gioca una palla lunga. Attenzione al tiro. Colpo all'indietro e palla alta. Hanno avuto meno occasioni degli avversari e ci hanno provato così. Forse è meglio avvicinarsi un po' di più. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. E passa. Beckham recupera un pallone importante. Vuole il lancio filtrante. Intercetta il passaggio, pericolo. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Non riesce a mantenere il possesso. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Palla a Beckham. Chiude il triangolo. Può colpire. Bella parata. Salva la sua porta. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Pericolo. Lungo passaggio in avanti. Tiro. E hanno sfiorato il gol. Ha forzato il tiro. Sicuramente poteva trovare soluzioni più efficaci con l'aiuto dei compagni. Ci mette il fisico e conquista il pallone.
Beckham cerca la porta. Finalizzazione decisamente infelice. Con la difesa ben piazzata, lui ha cercato la magia da lontano. Ma magari un'azione ragionata avrebbe avuto un esito migliore. Se ne va. Ecco il tiro. Molto buono il dribbling, tiro ineludibile. Con la palla tra i piedi è pericolosissimo. I difensori devono tenerlo sotto osservazione o li punirà. Zaniolo. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Si libera da grande. Ed ecco il cross. Sceglie di battere corto. C'è il retropassaggio. Occasione da rete. Conclusione sul fondo. Hanno avuto meno occasioni degli avversari e ci hanno provato così. Forse è meglio avvicinarsi un po' di più. Ecco un pallone in avanti. Cercano l'azione veloce. Hanno già riconquistato palla. Oh, è un grande riflesso qui. Che salvataggio da parte del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Messi. Messi! Prova il tiro! Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Cerca l'uomo là davanti. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. E passa. Avanza deciso. Ecco il tiro. E anche stavolta niente di fatto, incredibile. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. E dopo l'intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Willock. Avanti. Colpisce il pallone. Va in rete. È arrivata finalmente la giocata che spezza l'equilibrio. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Willock è stato bravissimo. Ha fatto un'ottima azione personale e quando si è trovato a tu per tu con il portiere non ha perso la lucidità. Non è sempre facile. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Qualsiasi cosa abbia detto loro l'allenatore nella pausa, ha funzionato a meraviglia. Se ne va. Va il tiro. La sua conclusione manca lo specchio della porta.
prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Beckham. Willock riesce a resistere all'assalto dell'avversario. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. C'è la palla lunga in avanti. Ecco un'occasione di contropiede. Zaniolo la prende piena. Idea buona, precisione no. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. Messi. Gli attaccanti non tornano ad aiutare la difesa. Mi sembra che sia una scelta voluta, non un caso. Sì, penso anch'io che sia così. Le squadre che cercano di sfruttare al massimo il contropiede tendono a fare così. Hanno bisogno di uomini freschi là davanti, pronti a smarcarsi e a ricevere il passaggio per andare in porta. Zaniolo. C'è Messi? Messi! Sembrano aver eretto un muro in difesa. Prova con la palla lunga. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione. Già annunciate peraltro al quarto uomo. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Pallone lungo in verticale. Messi ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Prova la parata di Donnarumma. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto corto. Beckham. Prova il tiro. Tiro del tutto fuori bersaglio. Bisogna anche dire che provandoci ancora da lì ha mostrato un certo coraggio. Davis fa avanzare l'azione con il lancio lungo e passa. Passaggio sulla destra e trova bene il compagno. Si libera la grande. Deviazione di testa e non trova la porta davvero per pochi centimetri. Ha provato ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione?
Codella in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Era un'azione pericolosa e in qualche modo andava fermata, con le buone o con le cattive. Loro, Fabio, hanno scelto le cattive, ma non li biasimo, ogni tanto ci vuole. Messi. Messi! Si fanno intercettare il pallone. Serve più precisione e velocità. C'è spazio per calciare. C'è il tiro. Vicinissimi al gol del 2-0. Che delusione. Un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà. Prova una... Può concludere. Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Si verifica dunque una doppia sostituzione. Due cambi drastici, Fabio, ma evidentemente l'allenatore lo riteneva necessario. Che tentativo! Tiro davvero da dimenticare. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Mette il turbo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Tocco preciso. Rimane il portiere da battere. Colpisce. Buffa lo stesso difensore. Trovano il pari all'ultimo respiro. Grande entusiasmo dei tifosi. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi. Non poteva arrivarci, Fabio. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Messi. Beckham. Bella apertura. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Decide di sfruttare la fascia. Tentativo verso la porta. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. C'è l'opportunità per il contropiede. Tocco morbido. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Beckham. C'è la palla lunga, in avanti. Che botta! Parata di Donnarumma! Che classe! Ottimo salvataggio! Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. È il momento di difendersi con le unghie e con i denti. Occhio al tiro. Ci è andato molto vicino e però non ha trovato la porta. Beckham ha un grande senso del gol. Ha visto un'opportunità e ci ha provato senza esitazione. Non possono permettersi nessun calo di tensione in questa situazione. Prova a tirare. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Tutti si preparano a saltare.
Pallone comodo per il portiere. E l'arbitro dice che può bastare. Le due squadre dunque si dividono il risultato. Nessuno ha trovato il lampo decisivo. Credo che ci possa essere comunque soddisfazione da parte degli allenatori. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Avevano di fronte un avversario all'altezza. La partita è stata un continuo tira e molla e alla fine hanno diviso il bottino a metà. Si chiude qui il nostro collegamento. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Grazie a te, Fabio.